Ultimo giro della terza categoria, Luca, girone A, quattro squadre che lottano per accaparrarsi i posti migliori in classifica, oggi hanno l'ultima possibilità per cercare di arrivare secondi, terzi o nel caso di accontentarsi del quarto e del quinto posto. Oggi sono qui a Filicaia per la partita tra Filicaia e Lammari 1986. La classifica attuale dal secondo al quinto posto recita 50 punti Cascio, Pio di San Paolo e Filicaia, e a 49 il Cascio in appoggio. Però c'è da ricordare che il Cascio oggi non gioca per il turno di riposo. Qui andrei subito alla lettura delle due formazioni. Partiamo dal Filicaia di Avoli Rossi con in porta Fabrizio Rossi, poi Valiensi, Digo, Pellegrinotti, Gemma, Bartolomei, Satti, Lenzi, Pellegrinetti, Matteo, Grandini, Longhi e Nicola Smicchi, in panchina Alessio Rossi, Vecchi, Paolo, Puppa, Buriani, Donati, Magnani, Fritz e Daniele, mister Gabriele Zuddas, invece per il Lamari in porta Salsini, poi Fuggiaschi, i due Bazzano, Luca e Andrea, Battistoni, Genovani, Pizzolanti, Feizai, Bertini, Ghilarducci e Carignani, in panchina Martinelli, Thomas e Giomi, mister Stefano Tuccoli. L'arbitro di oggi è il signor Federico Guidotti della sezione di Lucca, partita importante per lui perché con molta probabilità è il suo ultimo valzer tra le categorie, quindi un grossissimo in bocca al lupo al direttore di gara per la sua ultima, probabile ultima apparizione. Ecco Guidotti che conduce le due compagini al centro del campo, il Filicaia con la maglia grigia, pantaloncini e calzettoni rossi, invece il Lamari completo blu con delle strisce verticali e orizzontali gialle. Ecco qui che le due squadre si schierano in campo e siamo pronti all'inizio di un match sicuramente intrigante. Inizia ora Filicaia di Avoli Rossi contro Lamari. In gestione ancora, potrebbe andare a rinvio lungo. Se non sbaglio un 4-4-2 quello del Filicaia con esterni, diciamo, di centrocampo molto offensivi, Lenzi e Micchi. Attenzione, deve uscire il portiere, pressato, attenzione, svirgolata, cosa rischia il portiere, mamma mia. Rimessa laterale, attenzione, Magnani non la tiene, perde palla, la riconquista, forse scontrato con Bartolomei. Allora può avanzare Lamari, attenzione, buona l'azione di Carignani, Carignani, attenzione, Carignani si allarga per Pizzolante, al limite in aria, Pizzolante con Mancino, fuori, subito parte forte il Lamari, inizio interessante del Lamari, attenzione, cross dentro lunga, ci arriva Feizai in qualche modo, sì, Feizai ancora, prova ad entrare in aria, forse ce la fa, pericolo, cross in aria, pericoloso Pizzolante, prova a tenerla, ce la fa in qualche modo, attenzione, Pizzolante, buona la gestione, può ripartire da Bazzano Andrea, dal limite ci prova, traversa, e fuori, calcio d'angolo, ottimo Lamari. Attenzione ancora la gestione dell'Lamari, cross in aria, attenzione, tiro, solissimo. Siamo pronti, minuto 9, fischia l'arbitro, va Giulio Grandini con il mancino, in aria, spiovente interessante, colpo di testa! Parata del portiere, ancora il Lamari si salva. Longhi, Gemma. Gemma lunga a cercare Pellegrinetti e Lenzi deve uscire il portiere, attenzione di testa. La palla di Lenzi col mancino, fuori! Micchi prova a subentrare per Magnani. Buona la chiusura di Fezzari, poi ripartire, attenzione il Lamari. Avanza per Carmignani, palla di Ghilarducci, chiude Longhi, ma ancora Feizai la tiene in campo, credo di sì, ce la fa, allora Feizai contro Magnani, rientra Feizai, tiro di pugno rossi, attenzione, deve liberare Grandini di testa, ma è lì per Ghilarducci, che potrebbe tirare mezzo sombrero, si battaglia, libera Grandini, ma che sofferenza per il Filicaia. Si vogliono assolutamente portare a casa questi tre punti per cercare un miglior piazzamento nei playoff, però Carignani attacca, attenzione, ancora il Lamari, Carignani, col mancino, crossa dentro, attenzione! Pericolo ancora per tiri di testa, anticipa il gol! Incredibile! A Filicaia al minuto 22, in vantaggio il Lamari con Bertini, colpo di testa in anticipo. Filicaia 0, Lamari 1, Bertini al minuto 22. Incredibile! Fischia l'arbitro, attenzione, cross in aria, atteso, rossi di pugno. Lungo Gemma in aria, attenzione, colpo fuori! Valiensi, attenzione, avanza
Il Lamari, attenzione Fezzai, Fezzai avanza ancora, incredibile, in aria, attenzione Bertini col mancino, forse anticipato, fuori gioco. Rimessa dentro, lunga, attenzione Sassini, a vuoto, ma a vuoto anche gli attaccanti, allora può ripartire Fugiaschi per Bertini, in corsa Bertini avanza contro Pellegrinotti, Bertini stoppa e cerca un bel passaggio per Pizzolante, regolare, mi sembra regolare la posizione, Pizzolante in aria, Pizzolante, attenzione Pizzolante, sterzata, rimonta, Bartolomeo, attenzione, rischio, porta vuota, Carignani fuori! Gemma, buona la giocata Gemma, in costruzione ci prova Gemma ancora, Gemma prestata da Bazzano, Valiensi cerca il tunnel, ce la fa, bella giocata di Valiensi che esce da tre, avanza Lenzi, regola del vantaggio, Lenzi esterno per Micchi, Micchi, attenzione Micchi, tenta il tiro, palla dentro, gol! Pellegrinetti di Tapin al minuto 36, il capitano Matteo Pellegrinetti la porta sull'1-1. Filicaia in una riva a pari punti, la differenza reti premierebbe la squadra della Pieve San Paolo. Longhi, cross dentro, attenzione Lenzi, si affida a Pellegrinetti esterno, para il portiere, attenzione, deve liberare la difesa. La tiene Gemma. Lancio lungo, spizzicata ottima per Micchi, attenzione in aria Micchi, 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 pesta il tiro col mancino, fuori. Lunga Gemma, attenzione, spizzicata di Pellegrinetti, fuori. Petto, Longhi ancora in gestione, sterzata, Bartolomei, avanza Bartolomei per Magnani, Magnani col mancino allarga per Micchi, buona palla Micchi, bello lo stop, Micchi contro due addirittura, Micchi cerca di rientrare, tiro! Altissimo! Ci siamo, fischia Guidotti, va Micchi con il destro, tiro! Fuori di poco! Non male, non male, il tiro del numero 90. Sterzata, Fezzai, Fezzai avanza, attenzione, bel tocco di Ghilarducci, chiusura di Pellegrinotti, attenzione! Calcio d'angolo, rischio per il Filicaia. Colpo di testa ancora, Pellegrinetti, bel tocco per Lenzi, attenzione, break del Filicaia, Lenzi potrebbe crossare, palla dentro per Pellegrinetti, anticipa allora Micchi in aria, Micchi col destro, ribattuto da Fugiaschi che libera allora Bartolomei, la conquista, Bartolomei tenta il tiro, fuori misura, fischia l'arbitro, va Andrea Bazzano con il destro, parata di Rossi, li mette in angolo, con Battistoni, Fezzai, con Valiensi, bella sfida, Fezzai bravissimo, cerca di innescare Pizzolante, palla insidiosa, Pizzolante al volo, era fuori dalla porta, Rossi, Fabrizio, Pizzolante colpisce male, mette fuori e rischia il vantaggio il Lamari, all'Lamari che può ripartire, attenzione, Ghilarducci, forse rimontato Ghilarducci, si allarga per Bertini, Bartolomei in contrasto, palla sempre per Fezzai, di destro, palla bellissima per il numero 11, tira, attenzione, palla Rossi, Pizzolante, porta sguarnita del gol, Pizzolante, il tiro era di Carignani, Pizzolante la mette dentro e cambia il parziale a Filicaia, al minuto 18, Filicaia, Diavoli Rossi 1, Lamari 2, Pizzolante al minuto 18, Lunga, cercare Fezzai, Gemma, attenzione, stop, sbagliata, attenzione, Pizzolante davanti a Rossi, Pizzolante, forse la allunga, la blocca Rossi, ma che rischio il Filicaia, mamma mia, vicino al terzo gol il Lamari, parla per Valiensi, messo un po' male, allora il Lamari, si allarga per Micchi, alza lo sguardo a cercare Pellegrinetti, solo attenzione Pellegrinetti in aria, con il destro, fuori, incredibile, Pellegrinetti spreca, Gemma lungo, palla passa, chiude la difesa Bartolomei, attenzione Valiensi, dal limite, fuori misura, in aria, attenzione, esce Salsini di pugno, allora Bertini svirgolata, Micchi al volo ci prova, fuori misura, Valiensi, Gemma, può avanzare Gemma, Gemma avanza, si fa vedere Grandini, ancora Grandini,
col mancino cross in aria. Attenzione, Longhi ne stirata, la palla ancora in campo. Vecchi, buono stop. Vecchi per Valiensi dal limite, ci può pensare Valiensi. Micchi dal limite si gira, tiro, blocca laterale Filicaia. Gemma lunga, cercare Pellegrinetti, posizione regolare, attenzione Pellegrinetti davanti al portiere. Pellegrinetti, pallonetto ed è 2-2 di Pellegrinetti al minuto 26, doppietta per il capitano. Gemma sempre in gestione, Gemma avanza, Gemma ancora sterzata, forse inciampicato Gemma, forse si allarga su Lenzi, sempre Gemma, solo Gemma al limite, ora siamo in aria. Gemma prova ad aprire il piatto, fermato Lenzi, allora cross dentro, attenzione la palla passa, sono in tre dei Filicaia, ora Micchi, Micchi con il destro fuori, cosa spreca il diavolo rosso. Bartolomei per Lenzi, attenzione Lenzi, cross in aria, è solo Micchi e Pupa, Micchi al volo, ancora fuori. Pellegrinetti, Pellegrinetti ancora, Lenzi, scambia con Pellegrinetti, che potrebbe crossare in aria, attenzione, pressing del Filicaia, para Salsini. Attenzione, perde palla, Bartolomei, si allarga su Micchi o Grandini, Grandini anticipa, ancora batte, ribatte, Grandini, palo, ancora lì Grandini, parata, ed è gol, Grandini Giulio, 3-2, incredibile, batti e ribatti, trova il gol Grandini al minuto 34. Lunga a cercare Puppa, buona azione Puppa, attenzione Puppa, retropassaggio di Genovali, allora attenzione Pizzolante, liscio Micchi, Micchi può avanzare contro Panzano Andrea, Micchi già sterzata, palla passa, attenzione ancora lì Lenzi, ci arriva sì Pellegrinetti, allarga per Bartolomei in aria, tutto buono Bartolomei davanti al portiere, tiro, Salsini si oppone, angolo. Buona la sterzata in mezzo a due, Gemma prova ad uscirne, potrebbe ripartire Lamari, attenzione con Martinelli, Martinelli verso l'aria, attenzione spinto, calcio di rigore Lamari, calcio di rigore Lamari, incredibile, al minuto 39, rigore, penalty per il giallo-blu, minuto 40, rigore Lamari, fischia l'arbitro, Bazzano contro Rossi, fuori, sbaglia il rigore Bazzano, il 3-2, gol della Pieve San Paolo, 1-0, cambia il parziale a Villa Collemandina, la Pieve San Paolo è in vantaggio, 1-0, attenzione Micchi prova ad avanzare, Micchi, Micchi ancora, Micchi sterzata col mancino, fuori, gran parata addirittura di Salsini, Lenzi in gestione, avanza Lenzi, attenzione, cross dentro, Puppa liscio, Pellegrinetti, tiro, fuori! Palla in centrale per Puppa, se la allunga, attenzione, chiude la difesa angolo. Triplice fischio, finisce 3-2, Filicaia